lo storico francese Emmanuel Todd predisse la fine dell'Unione Sovietica già nel 1976. Ora lo stesso Todd, in una intervista a un quotidiano tedesco, predice anche la fine dell'Occidente. E ciò potrebbe avvenire prima del previsto. Almeno questa è la tesi del suo libro, L'Occidente in declino. Gli Stati Uniti sono riusciti a trascinare l'Unione Europea, e quindi la Germania, nella guerra contro la Russia sul suolo ucraino, ma per Todd è chiaro che gli Stati Uniti perderanno questa guerra. La ragione di ciò è che i mezzi militari contro una Russia in ripresa sono troppo piccoli. Ma poi la Germania dovrà scegliere tra una guerra senza fine o la pace con la Russia. Todd fondamentalmente dipinge la Germania come una vittima. Vittima degli USA e della Gran Bretagna, perché entrambi cercherebbero di sfruttare i sensi di colpa del paese per i propri scopi politici. Anche il contrasto secondo cui una Germania democratica combatte contro una Russia autocratica non è vero, perché gli Stati Uniti oggi sono afflitti esattamente dallo stesso nichilismo che colpì la Germania negli anni 30. L'Occidente ha commesso molti errori nella sua reazione alla guerra in Ucraina. Ciò include l'errata valutazione secondo cui la Russia non è più sostenuta da nessuno Stato. In effetti, il paese ha ricevuto più sostegno del previsto, ad esempio dalla Cina o dall'India. La maggioranza dell'umanità vuole comunque una vittoria russa. Per l'Occidente la grande sorpresa deve ancora arrivare, perché è cieco di fronte a una certezza assoluta, quella del proprio declino.